Sindaco, una tragedia da cui è difficile davvero trarre anche qualche parola in questo momento. Cosa si sente di dire alla comunità di Casalbordino, ma all'intera zona qui del Vastese dopo questa tragedia immane? Sicuramente la mia vicinanza alle vittime e ai familiari delle vittime. Come ben detto, non è soltanto una tragedia di Casalbordino, ma una tragedia anche di altri paesi, Pollutri e di Wirmi. Che dire, una fabbrica che fa della sicurezza il punto principe, soltanto una fabbrica che ha la sicurezza, ha l'incidente dietro l'angolo. È una fabbrica grossa, 70 dipendenti su un'area di quasi 20 ettari di terreno e quindi con alta incidenza di pericolosità. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 e un quarto, vicino, così mi hanno detto, perché l'area non si può avvicinare all'alto forno dove sta lo smaltimento delle polveri. Per cause che bisogna accertare, tre persone hanno perso che erano adibite allo smaltimento, hanno perso la vita. Quante persone c'erano al lavoro all'interno? Se si è riuscito a ricostruire? Su 50-60 persone sicuro. E lei conosce i titolari di questa azienda? Conosco i titolari, conosco anche uno delle vittime, molto bene, perché è un mio compaesano. Vogliamo un attimo spiegare insomma questa azienda che lavoro svolge, perché anche per chiarire. Smaltisce materiale bellico principalmente, quindi va a rendere innocuo i varie bombe, le varie mine che sono di produzione a livello mondiale, perché questa azienda adesso agisce principalmente per tutta l'Europa. Si va a detonare i vari ordigni bellici recuperando le polveri che poi vengono bruciate.